e come prevede la scaletta della nostra trasmissione, a tavola ci si mette alla sua conclusione. Una tavola imbandita presso il ristorante di Aquardes, che ricordiamo essere a disposizione, a prescindere anche dal termale. Ma Emanuele Selvi, che reincontriamo e che salutiamo, insieme con il presidente Ghinato, il dottor Fagionato, i collaboratori adesso vedono di illustrarci bene questa tavolata, che cosa propone. Da dove cominciamo, Emanuele? Ecco, qui la nostra tavola allora ci presenta i piatti principali del nostro territorio, perché Aquardens tiene un occhio sempre al nostro territorio e non dimentica anche la cucina e il lato salutistico. Qui potete trovare da noi i nostri salumi della nostra Lessinia, i nostri formaggi sempre prodotti sulla nostra Lessinia. Abbiamo un occhio al nostro Lago di Garda, con una tavolozza del Lago di Garda, con le ricette principali, le sarde in saore, il lucio in salsa, anguilla marinata, i guancialini in umido, e senza disdegnare il dessert finale con delle pere reciotto, il classico, o un buon tortino al cioccolato. Dottor Fagionato, Emanuele ci ha illustrato con molta sinteticità questo ben di Dio, ma vogliamo soffermarci su alcune particolarità. Mi piace sottolineare il fatto che sono prodotti del nostro territorio, no? Sì, il nostro territorio è fantastico, ha prodotti eccezionali, noi li sfruttiamo in maniera tale da favorire proprio la salute. Quindi abbiamo i cereali, abbiamo le proteine, abbiamo le verdure, abbiamo tutto l'insieme di questi tre alimenti che vengono esaltati dal cuoco, e quindi assieme all'acqua e assieme anche a un goccio di vino, visto che siamo in Valpolicella. Aspetta, allora sì, perché altrimenti Riccardo Murari, che è titolare della rubrica, mi rimprovera. Mi raccomando, sempre l'acqua che non deve mancare dalla nostra tavola. Però giustamente facciamo entrare i bicchieri di vino, grazie Simone, dato che bisognerà pure, presidente Ghinato, abbinare del buon vino. Che cosa suggerisce quindi il nostro amico Gino? Prima di tutto la moderazione nel consumo dell'alcol, ma visto che stiamo parlando di cibo, di buon cibo e di buon vino, visto che siamo in Valpolicella, non ci sono dubbi che dobbiamo brindare con un rosso di Valpolicella. Sia esso un classico, sia esso un ripasso. Signori e signore, grazie per l'ascolto e l'attenzione, vi diciamo a tutti salute brindando con voi, e se volete provarlo a Aquardens vi aspetta. Alla prossima settimana, salute, salute.